Di solito si dice così diversi e così uguali, ma questa volta, in questa storia, tra i due protagonisti di uguale non c'è nulla. Raffaele Bianco e l'indirizzolino Capuano sono il giorno e la notte, la luce e il buio, il bianco e il nero, lontanissimi tra di loro sotto il profilo umano, caratteriale e di carriera. L'arrivo di Eziolino Capuano a Foggia ha eliminato ogni dubbio e la possibile concorrenza. Eziolino non tornerà sulla panchina dell'Avellino, nonostante il suo nome sia circolato con una certa insistenza già prima dell'esonero di Michele Pazienza. Questo non solleva e non cambia l'umore del pitone, che va dritto per la sua strada senza pensare ai possibili sostituti. Sa benissimo che se vince domenica sera gli sarà data un'opportunità più lunga, non si sa se comunque a tempo o no, ma comunque un'opportunità. Il pitone va avanti senza ascoltare le voci, le fake news, tante, troppe, che circolano in questa fase, ma pensa solo a concentrarsi sul lavoro, sul campo, puntando tutto sul dialogo e il confronto sereno con i calciatori, lui che con le parole sa sempre toccare le corde giuste. Capuano dal canto suo non ha mai nascosto la forte volontà di tornare in Irpinia per riscattarsi dopo l'addio impostogli nel 2020, per provare a realizzare un'impresa che ha sempre sognato. Ma forse quando ha compreso che tutto questo poteva restare appunto un sogno, ha subito detto di sì al Foggia. Peccato che non abbia utilizzato nessun tatto per una coincidenza, che in realtà non è una coincidenza, rescisso in mattinata ieri il contratto col Taranto prima della partita casalinga tra i Satanelli e il Giuliano, segno che l'accordo con Nicola Canonico, altro presidente sui generis, era stato già trovato, e fin qui nulla di strano, ma la sua presenza sugli spalti dello Zaccheria ieri sera non è stata proprio di stile. Insomma, Eziolino Capuano non si smentisce mai, resta sempre fedele a se stesso con le sue mille sfumature. Domenica sera, alle 20.45, tornerà dunque allo stadio Partenio Lombardi per uno stranissimo scherzo del destino, da avversario, proprio con la sua nuova squadra, il Foggia, contro il suo passato e contro quel Raffaele Biancolino che farà di tutto per tenersi stretta una panchina a lungo inseguita, sognata ed almeno al momento conquistata.